Federico Despacito, muy bonito, te quiero más. Fiesta, fiesta, ma tu resta con la testa insieme a noi. Disagio. Ciao Surfanili! Oggi sono qui per aprire insieme a voi un nuovo super mega trash. Ebbene sì, perché direttamente dal Salone delle Meraviglie, oggi aprirò insieme a voi l'uovo di Federico Fashion Style. Non prendetemi per pazzo, ma keep calm, stay tuned and sigla! Hola family and welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super fashionissimo video! Ebbene sì, perché come avrete ben capito, oggi sono qui per scoprire insieme a voi l'ennesimo uovo del 2022, o meglio, non prendetemi per pazzo, Rana, ma l'uovo di Federico Fashion Style, o come lo chiama lui, appunto, Fashion Hipster, cioè, raga. Ci manca solo l'uovo di Pasqua di Giacomo Urtins con all'interno una siringa di filler per farci il filler dopo una mangiata di uova di Pasqua, che siamo al top, cioè veramente al top. Però prima di cominciare a scoprire questo trashissimo uovo di Pasqua, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, lasciatemi un bel like. Se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Azul Family, iscrivetevi tantissimo al mio canale YouTube. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, o meglio Instagram e la mia pagina TikTok. Ed in più vi aspetto anche sul mio piccolo shop Vinted. Qua sotto vi lascio il nickname. Buono shopping a tutti. E detto questo, raga, se comincia. Oh my god, l'ho trovato innanzitutto a Lodi Store. Questa qua è la versione da 15 euro. Se avete capito bene, 15 euro. Cioè, l'ho preso per curiosità, però anche meno. Cioè, ci dovrebbe essere almeno dentro una mini lacca a questo punto. No, vabbè, non lo so cosa ci sarà dentro, però sono curioso. Tra l'altro sono le uova che mi fanno proprio venire in mente quelle dell'Eurospin, perché Chiara Facchetti, non so se la conoscete, aveva aperto il calendario dell'avvento di Federico Fashion Style e all'interno c'erano dei prodotti capelli, degli accessori capelli, però all'interno c'erano anche, ogni tot caselle c'erano i cioccolatini dolciando dell'Eurospin. Non fanno schifo, sono buonissimi, non bisogna, cioè proprio, però raga, veramente costava non poco quel calendario dell'avvento e mettere dentro dei cioccolatini dolciando dell'Eurospin, anche no. Però prima di cominciare, non so se conoscete Federico Fashion Style, sicuramente lo conoscerete, adesso lo stiamo vedendo anche nel programma TV, la Pupa Secchione. È appunto questo parrucchiere famoso su Real Time con il suo Salone delle Meraviglie, che fa spendere fior di quattrini per praticamente pucciare i capelli nella Nutella o attaccare palloncini per fare questo effetto mosso. Dettagli, vabbè. Comunque non mi esprimo di più. Comunque, oggi sono qua appunto col suo uovo di Pasqua, come vi avevo già detto, preso Lodi Store, è cioccolato fondente e almeno si poteva metterci la sua faccia qua sopra. Invece no, sembra proprio un cartoncino stampato così, nudo e crudo. E all'interno c'è un nuovo fashion per essere pazzesca, adoro, pazza. E contiene un gadget firmato Federico Fashion Style. È un 250 grammi e scade l'anno prossimo, tra l'altro. Cioccolato fondente. Ok, ovviamente, come già vi dico, lo aprirò molto. Ah, prima di cominciare ci tengo a precisare una cosa. Qualcuno di voi su TikTok, se non erro, comunque qualcuno mi ha scritto: ma tutti questi soldi che spendi, eccetera, le fa. Raga, allora, innanzitutto ho un lavoro da 13 anni. E anche da YouTube, mio piccolo comunque guadagno, dove appunto acquisto cose per creare dei contenuti sul mio canale YouTube, eccetera. Comunque li investo appunto sul mio canale YouTube. E tante volte non ne avanzo neanche. Cioè, però bando le ciance, ciancio le bande e tuffiamoci nel mondo fashion di Federico Style. Ovviamente aprirò questo uovo molto delicatamente, per poi aprirlo anche per i miei amici di TikTok, che anche su TikTok, wow, cioè adoro. Oh, finalmente hanno messo l'apertura con il cordoncino, tra l'altro questa volta dorato, che io ovviamente riutilizzo.
Ed eccolo qua il nostro uovo delle meraviglie. Non si sente. Vabbè. Coltellazzo per aprirlo perfettamente e momento psycho. Raga, sappiate che anche in un momento style super fashion come questo, il disagio non può mai mancare. Oddio, sembrerebbe... Ah, perfetto. Ma cos'è ste roba? Cos'è? Ma perché? Cioè, allora, abbiamo un santino. Sì, perché abbiamo appunto il santino di Federico Fashion Style. Adoro. Cioè, proprio super stiloso il santino da mettere all'interno del portafoglio per accompagnarci. E all'interno abbiamo anche un codice sconto del 15% Easter 15, valido sul tuo primo prossimo acquisto. Buona Pasqua teso, hashtag stai pazzesca, penso sul sito dove vende il suo merchandising, prodotti e vari. E poi ho trovato questa roba, che non so cosa sia. La bustina mi può tornare utile per tante altre cose, dai, almeno anche quello. Cos'è questo? Sembrerebbe un pop socket di Federico Fashion Style. Cioè, raga, queste cose qua andavano di moda prima della pandemia. Cioè, almeno la penna, sì, dovrebbe essere un pop socket, raga. Però non viene specificato proprio un bel nulla. E almeno un pettine, un laccio per i capelli, cioè fai qualcosa a tema? No, un pop socket. No, sembrerebbe... perché Federico in Fashion Style va a fare la spesa. È praticamente un pop socket, vabbè, utile, così voi infilate il vostro cellulare e rischiano di non cadere. E in questo dovrebbe essere, se non erro, qua dietro avete il vostro adesivo, Federico Fashion Style, dovrebbe essere il gettone appunto per andare a fare la spesa, cosa che al Lidl lo regalano all'apertura. Che top, cioè proprio un ingegno, ma almeno metti un laccio dei capelli, vabbè, dettagli. E insomma, questo qua era il super uovo di Pasqua fashion, trash e tutt'altro di Federico Fashion Style. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, ma soprattutto vi abbia strappato un sorriso, perché se è successo così, mi raccomando, lasciatemi un bel like. E se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Swirl Family, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, o meglio Instagram e la mia pagina TikTok. E adesso, con la beatificazione di Santo Federico Fashion Style, io vi mando un super kiss swirloso a tutti, un abbraccio virtuale e ci vediamo al prossimissimo video. Ciao Swirl Family!